Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della 24 ore di Le Mans. Oggi facciamo l'uscita numero 40, l'Orega 07, che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, vi lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Molto importante se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico. Allora, nello scorso episodio che abbiamo fatto proprio su questa collezione, vi avevo detto che avevo assolutamente intenzione di prendere questa Orega. Al di là del fatto che era una livrea bellissima e comunque mi piace tanto, volevo proprio mettere la casa francese nella mia collezione. Non so se lo sapete, ma nel WEC attuale, nel regolamento del WEC, l'Orega è proprio una casa costruttrice ufficiale per quanto riguarda la categoria LMDH. Quindi stiamo parlando, cioè, di tanta roba. Peraltro, questa macchina nel 2017 vinse anche la LMP2 e pensate che poi negli anni 2018-2019 questo telaio e questa macchina identica divennero poi l'Alpine A470, che appunto continuò a vincere. Quindi diciamo che sicuramente questa macchina un posto nella collezione lo meritava assolutamente. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della 24 ore di Le Mans, dove potete trovare tutti quanti i video che abbiamo già fatto, mentre qui sotto vi lascio il gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Importantissimo, se siete appassionati di questo mondo, volete essere sempre aggiornati su tutte le novità, tutte le curiosità. Io vi lascio sempre tutto quello che posso, quindi mi raccomando, venitevi ad iscrivere. Ragazzi, ci possiamo spostare sotto dunque ed andiamo a scoprire l'Orega 07. Ok ragazzi, pronti via, andiamoci ad aprire questa nuova uscita. Allora, togliamo tutta quanta la carta e la plastica. L'uscita è la numero 40, l'Orega 07 2017. Come vi dicevo, vincitrice della categoria LMP2. Allora, ragazzi, guardate che spettacolo che è la livrea, veramente clamorosa, appunto per questo vi dicevo che la volevo prendere. Allora, il prossimo numero sarà la Toyota TS050 Hybrid del 2017. Ovviamente vi ricorderete che noi questa vettura l'abbiamo già collezionata. È stata proprio la prima uscita, tuttavia era 2019, mentre invece questa è 2017. Ora, sicuramente ci saranno delle differenze, l'evoluzione nel corso dei 2 anni ci sarà stata, però ragazzi, sinceramente, andare a prendere la stessa macchina non è che mi fa impazzire come cosa, quindi molto probabilmente questa Toyota io la salterò. Va bene, allora andiamo a vedere la nostra Orega 07. Guardate che spettacolo a livello di livrea, secondo me è una delle più belle che abbiamo visto fino ad ora. Poi continuiamo a dare uno sguardo al nostro fascicolino. Qui abbiamo i cenni storici che, come sapete, mi fanno impazzire. Qui abbiamo la storia 1992-94. Questa invece è la scheda tecnica della nostra Orega 07. Va bene, allora andiamoci ad aprire il modello. Vediamo un po', ragazzi, mi si è un po' attaccata. Non so se è scesa un po' la colla. Mannaggia, questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Vedete come la carta si è attaccata alla teca. Allora, non credo sarà un problema, ragazzi, perché qui con un pochino di acqua andiamo a bagnare questa parte di carta, sicuramente viene tutto via. Però effettivamente, guardate, è bruttino, eh. Però sono sicuro che riuscirò a pulire questo difetto senza dover sostituire il modello. Vabbè, ovviamente lo farò off camera, magari poi vi allego un piccolissimo video dove vi mostro il risultato finale. Allora, vediamo se riusciamo ad aprirla. Perfetto. Orega 07 2017. Raga, il modello è veramente, ma veramente bellissimo. Guardate che spettacolo che è questa livrea, con tutti questi segni che, ragazzi, sono veramente clamorosi. Sembra quasi una macchina di design, non so, di moda. Sinceramente non conosco questa cosa, quindi se volete farmi sapere come mai la livrea è in questo modo, mi fa tantissimo piacere. Magari, anche se non lo sapete, poi cercate, ma volete farmelo sapere con un commentino,
quello sarà mia premura metterlo in evidenza e lasciarlo anche magari per chi arriverà dopo e non conosce la motivazione. Comunque ragazzi, la macchina è bellissima, guardate quanti dettagli ci sono, molto buoni i fari anteriori, bello anche il tergicristallo separato dal parabrezza, guardate anche gli specchietti come sono ben realizzati, cerchioni anche mi sembrano molto molto buoni. Andiamoci a guardare il posteriore, ecco qui magari si poteva far meglio, vedete come i fari sono stati praticamente soltanto scolpiti nella plastica, non abbiamo nessuna plastica trasparente, insomma qui si poteva decisamente fare meglio. Per il resto raga, livrea super e la macchina fa un effetto bellissimo. Possiamo vedere all'interno perché il vetro è veramente molto grande, ovviamente gli interni sono tutti completamente neri, purtroppo riflette la luce, però guardate quanto è grande da questa parte lo specchio. E quindi si riesce a vedere tantissimo all'interno, anche se purtroppo, come detto, la luce riflette molto. Allora, ragazzi, questa è l'Orega 07. Vi faccio entrare la Toyota TS050 Hybrid. Come vi stavo dicendo, ragazzi, 2019, prossima uscita sarà 2017. Vedete che a livello di dimensioni si somigliano molto, nonostante questa è una LMP2, proprio come vi stavo raccontando. Raga, modello, secondo me, super bello. Fatemi sapere la vostra, se avete avuto anche voi questo problema con la Tega o se vi è mai successo questo problema. Io devo ammettere che è la prima volta che vedo una cosa del genere. Insomma, speriamo di non rivedere più un difetto come questo. Raga, come sempre, commentino qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Ah, comunque ragazzi, eccomi, mi stavo per dimenticare, come potete vedere sono andato a sistemare completamente quel problema, era semplicemente della carta che si era attaccata sulla teca, probabilmente è scolata un po' la colla, non so cosa sia successo, comunque problema risolto, la teca, eccola qua, perfetto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate 7 like a testa come l'Orega 07. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta questa vettura, se l'avete collezionata anche voi, se state continuando la collezione o se, come un po' tutti, mi state scrivendo già da un bel po', state aspettando l'uscita numero 50, la Ferrari 499P. Chissà poi se la collezione continuerà o si fermerà soltanto a 50 previste, al momento ancora non lo sappiamo, comunque io vi terrò aggiornati, non appena saprò qualcosa sarà ovviamente mia assoluta priorità informarvi. Qui da Visio e dall'Orega 07 è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!